Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Holman, sei tu? Per tua fortuna Petrovic non è qui. Lui non ama gli scherzi. Chi c'è con te? Viene dalla frontiera nord. Sono Artyom, vengo in pace. Molto bene, passate. Sto portando a termine una missione molto delicata. Devo incontrare Miller. Ciao, salve compagno. Ciao. Ammazza, questi qui sono attrezzati bene. Guardate che portellone. E abbiamo raggiunto Polis. Qui sì che sono organizzati, Alla Polis, capitano Krasn. Vieni da lontano, giovanotto. Sì, da molto lontano. Ho fatto un viaggio veramente lungo e complicato. Insomma, vuoi lasciarlo parlare? Senti, capitano. Tanta buona gente è morta. Non è mai stato alla Polis. Ha passato l'inferno per arrivare qui con un messaggio di Hunter per Miller. Non stargli addosso, eh? Va bene. Cambiati, ecco i vestiti. Puoi lasciare qui il tuo equipaggiamento. Sarà al sicuro. Lo riavrai splendido, splendente. Riposati un po', Artyom. Io vado a cercare Miller. Spero che non sia fuori in missione. Sì, speriamo che ci sia. Cacchio. Altrimenti. Abbiamo fatto tutta sta fatica per niente. Allora, cosa posso acquistare? Idiota. Hai già le tasche strapiene. Ciao. Kit. Non posso venderne di più, sono articoli. Sì, sì, ho capito. Ottimo affare. Troppo tardi. Ora devi aspettare. Ma papà! Niente ma. E poi li stavo aspettando alla stazione nera. Tra parentesi, gli imperialisti sono riusciti a trincerarsi laggiù. Si stanno decisamente. Vabbè, lasciamo così, dai. Oh, scusate, permesso. A rapporto, signore. Congedato. Artyom, sono Miller. Dov'è? Ah, Miller. È questa parte. Meno male che ci sei. Guardate, provate e comprate. Capisco. Grazie per averlo portato alla Polis. Sei stato coraggioso. Convocherò una riunione di emergenza. Quando sarai convocato, ci illustrerai la situazione. Tutti i membri del Consiglio sono convocati nella sala del Consiglio. Ripeto, tutti i membri del Consiglio si rechino alla sala del Consiglio. Scorta il ragazzo alla sala del Consiglio. Ci vediamo là? Ma perché vieni sempre come una spugna? L'ho dovuto fare. Alla tua salute! Che cazzo dici? Come se non avessi niente di meglio da fare. Lasciami in pace! Aspetta un attimo. Non puoi entrare lì, è una zona pericolosissima. Ok. Una volta... Artyom, non capisco come il Consiglio abbia potuto rifiutare di prestare aiuto alla tua stazione.
Mi vergogno della loro mancanza di coraggio. Ma la polis non è tutta la metropolitana. C'è ancora chi ha voglia di battersi contro i tetri. Ascolta attentamente. I Ranger hanno trovato parecchie basi missilistiche in buono stato, vicino alla città. Alcune potrebbero anche essere attivate e lanciare un attacco contro i tetri. Purtroppo i missili dovrebbero essere lanciati dal centro di comando, T6. Ma non sappiamo dove si trovi e se sia ancora funzionante. Ma sappiamo dove trovare questa informazione. C'è un'immensa biblioteca in superficie. È un posto pericoloso, ma contiene un archivio militare segreto. Sì, conosco la biblioteca. Ora ci divideremo per non attirare l'attenzione. Tu salirai da qui, ho già predisposto tutto. Quando raggiungerai l'entrata della biblioteca mi troverai ad aspettarti, ok? Perché non andiamo insieme? Fai attenzione. Possiamo andare insieme, scusa. Al nostro ritorno andremo direttamente alla base Sparta, dove troveremo i miei Ranger. No, vabbè, ci dobbiamo incontrare lì, ragazzi. Ok, andiamo. Dunque, ricapitolando, il consiglio, dopo tutta la strada che abbiamo fatto per raggiungere la polis, il consiglio ha rifiutato di aiutarci per salvare la nostra stazione d'origine. Bene. Però Miller ha deciso comunque di darci una mano perché è giusto così. E l'unico modo per distruggere il nido dei tetri è lanciarli dei missili contro. Ci sono molte stazioni missilistiche, però non ne conoscono la posizione e se sono ancora funzionanti. Esiste la stazione missilistica D6, però non si sa esattamente la sua posizione. Ma nella famosa biblioteca della città potremo trovare queste informazioni. Quindi ci dobbiamo dirigere verso la biblioteca, ragazzi. Semplice? Apparentemente sì, ma non così tanto. Perché ti sei tolta la... Ah, filtro. Che spettacolo, però. Rimango sempre affascinato da questi scorci. Quindi... andiamo avanti, ragazzi. Eccolo qui. Questo mirino però mi sfriscia. Soprattutto... con questa luce. In superficie cerco sempre di andare un po' veloce, ragazzi, perché... come sape... oh, merda, che cazzo era? Come... minchia, mi ha quasi ucciso. Qui le ostilità abbondano e... l'aria non è respirabile. Ci stanno i demoni che ci acchiappano, ci fanno fare un bel volo. Corriamo ai ripari. Anche la strada da percorrere non è chiarissima. Metto qua.
Ma è questa la biblioteca? Non ho capito. Scusate ragazzi, non ricordo. Porca miseria. Da qui non si entra, ma non credo sia la biblioteca questa. Oh, finiranno prima o poi sti stronzi. No. Oh. Amici, siete arrivati? Ma quindi la biblioteca è questa? Formate il cerchio. Prendete le posizioni. Ma non conviene entrare, cazzo. Stiamo perdendo tempo, munizioni e rischiamo la vita. Ci sto da mezz'ora qua, vi sto aspettando da mezz'ora, cazzo. Possiamo arrivarci dalla sala di lettura principale. Bene, abbiamo finito di congelarci qui. Andiamo. E andiamo. Che stiamo aspettando? Ho finito tutte le munizioni, ragazzi, ho finito tutte le munizioni. Andiamo, ragazzi. No, ma non male. Ma anche questa non è messa benissimo come maschera, però meglio dell'altra. Potrei anche toglierla. Bene, sembra tutto tranquillo. Ragazzi, sono stato di uccelli di rinunzio. Artyom, Danila, venite qui, presto. Bloccate quella porta. Arrivo! Muoviti! Sto bastardo. Good.
Uno spuntino. Ragazzi, che facciamo? Aia. Brutti bastardi. Gente, sto qua. Divertente. Ci avrebbero squartato. Bel lavoro, Artyom. Artyom, vieni a dare un'occhiata. Vuoi morire? Questo qui non muore. Con la maschera antigas non ce ne saremmo accorti comunque. Controlla le stanze laterali. Forse scopri come si apre. Ti stai comportando bene. Ah, bene, bene. Neuroni e sinapsi. Sì. Così sono. Wow. Ah, hai visto grazie. Ti clicchi sul giro della strada. Qualcosa che non so. Non lo so, Potrei provare per di qua se riesco a salire. Però è comunque bloccata la porta. Cambia il filtro, va. Allora, c'era un modo per il lampadario? Oh, yes.
prima o poi. Santo cielo! Forse hai letto qualcosa in proposito nei libri dei santi. Doveva essere una meraviglia, un tempo. Compagni, basta chiacchiere. Cerchiamo qualche informazione riguardo la posizione del DC. Cazzo, mi è entrato dentro. Stai bene! È ancora vivo, Artyom. Devo portarlo alla polis. Dovrai trovare la mappa da solo. Ecco le piantine. L'entrata dell'archivio militare è al primo piano della biblioteca e la puoi raggiungere dalla porta che ha imboccato il bibliotecario. Non c'è molto tempo. È quasi l'alba. Vai ora e ricorda quello che ti ho detto a proposito delle bestie. Cercherò di tornare il più presto possibile. Niente, dobbiamo proseguire da soli. Cazzo, eh. Non c'è mai un attimo di pace qua. Ma sembra un gorilla. Sapete che forse questo non è possibile ucciderlo. Non è, guarda, posso anche provare, ragazzi, ma non credo. Mi dà un colpo e mi ammazza questo qua. Che fai? Scappi? Madonna! Giro giro tondo, ta 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 ta. Probabilmente sto solo sprecando munizioni, però voglio provare. Voglio insistere. Prima o poi morire. È morto, è morto. Ma quanti ce ne stanno? No, vabbè. Ragazzi, non riuscirò mai. Non riuscirò mai a ucciderli tutti. Devo proprio battermela. Andando letteralmente a caso.
bastardo. Mollami, bastardo. Basta con queste mani. Porca miseria, porca. Ecco, bravi, ammazzatevi a vicenda. Pure. Ben ti sta. Non è finita. Allora. Quella cosa migliore, ragazzi, è non farci notare. Ma come sapete, lo stealth non è il mio forte. Questi sono anche in tanti, sono grossi e cattivi. Sono dappertutto. Perfetto. Allora, io dovrei andare là sopra. Questa fase la ricordo veramente poco. Però sì, sto andando giusto. Credo. Cazzo. Ci provano, eh.
Zitti, zitti. Non svegliamolo. Piano. Siamo da qui con calma. Stiamo facendo sali e scendi. Manco Artyom sa dove sta andando. Dovremmo esserci, eh. Qua dovrebbe trovarsi la mappa che stiamo cercando. Il fascicolo o qualcosa. Qualche informazione riguardo la posizione della base missilistica. Di sé, cerca di sé. Eccolo qui. Abbiamo trovato, ragazzi. Sì. Grande! Miller, sei tu. Dove vai, amico mio? Ti ci posso portare per 50 pallottole. Così ce l'hai fatta, Artyom. A dire il vero, ne dubitavo. Ma come? Hai trovato qualcosa? Sì. Ok, si parte. Allora, dove andiamo? In chiesa, Artyom. Il nome Khan ti dice qualcosa? Ci ha aiutato a trovarti. Sì, lo conosco. Un po' di musica? Certo, vai.
Eccoci qui. Primo e finora l'unico avamposto umano quassù. La base esterna Sparta. Nel frattempo esaminerò i documenti che... Mi affidarono il monitoraggio delle trasmissioni radio. Ok, sembra sicuro, ce l'abbiamo fatta, missione compiuta, bene, dobbiamo aspettare, mentre aspettiamo ragazzi ci riposiamo, quindi mi fermo qui con questo episodio, voi come sempre fatemi sapere la vostra, lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale se vi fa piacere e noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti.